Sia lodato Gesù Cristo, alleluia, è risorto nostro Signore, Salvatore Gesù Cristo, alleluia. E voglio dire queste parole, cari fratelli e sorelle, proprio avendo indietro bella panorama di Roma, ma anche dietro castello di San Arcangelo Michele, ma anche vediamo dietro, forse non si vede bene, la Basilica di San Pietro, dove oggi nella veglia pasquale tante volte canteremo alleluia. In questo momento forse nelle chiese cominciano già liturgia di Sabato Santo con certamente il canto Gloria e Alleluia. Noi in questo momento siamo per essere insieme ancora una volta con voi, cari fratelli e sorelle, che siete soprattutto nelle case di preghiera di Saint Charbel, e insieme con i santi, con San Giovanni Paolo, Saint Charbel, vogliamo cantare Alleluia perché il Signore è risorto. La nostra catechesi di oggi è una catechesi forse più breve come di solito, perché vorrei esprimere soltanto questa gioia, la gioia della risurrezione del nostro Signore. Ascoltiamo il Vangelo. Allora le donne sono andate nel sepolcro, hanno trovato il sepolcro vuoto, ma voglio fermarmi sulla persona di Maria Maddalena, Maria Magdala, lei che quando è stata sotto la croce non ha detto nessuna parola, certamente nessuno sotto la croce disse niente, erano la Madre Celeste nostra, Maria, e anche San Giovanni, tanto, tanto addolorati, i loro cuori spezzati di dolore, ma anche al fianco c'era anche Maria Magdala, la stessa lei che si sentiva peccatrice, che ha avuto il perdono, aveva questo cuore spezzato di dolore, ma sotto la croce Gesù si rivolge alla sua madre, nostra madre, a San Giovanni, ma non esprime neanche una parola verso lei, ma per lei è rimasto un dono più grande. Più grande noi sappiamo, e il loro, diciamo, legame era legame che è basato sulla misericordia, perché la Maria Magdala ha toccato, direi, con la mano la misericordia di Cristo, quando ha asciugato, quando ha lavato i piedi del Signore. Prima che Gesù lo fece nel cenacolo ai suoi discepoli, perché lei sapeva chi è Gesù, sapeva che lui è figlio di Dio. Cari fratelli e sorelle, è un gesto di grande amore che esprime la Maria Magdala verso Gesù, ma il Signore è stato grato. Perché è sempre così, non rivolge una parola sulla croce verso di lei, ma permette invece, gli dà un dono immenso di apparire davanti lei, lei che la prima vede Gesù risorto, lei che chiede dov'è, l'avete portato il corpo del mio Signore? Ma gli angeli rispondono, e Gesù disse, sono qui, non mi devi fermare ancora, non mi fermi. E lei è entrata nel momento della risurrezione proprio, per quello un dono immenso, e lei proprio è la prima che la vede Gesù risorto e annuncia che è risorto, e poi la Maria, la nostra Madre Celeste. Guardate, anche lei la vede.
e corre poi così veloce dal sepolcro vuoto, dicendo: il Signore è risorto. Stava correndo la Madre Celeste, io sono certo, con quella gioia che è avuta nel cuore. E noi così dobbiamo correre verso gli altri e dire che Gesù veramente è risorto, che Gesù è vivo, che è presente. Soprattutto dobbiamo correre verso quelli che sono malati, sofferenti, verso quelli che sono abbandonati, ma anche e soprattutto a cercare sempre, cari fratelli e sorelle, delle persone che sono abbandonate, che si sono fermati forse sulla strada perché l'hanno perso un po' la fede. E la Madre Celeste proprio ci insegna: correte, correte a dire loro che c'è la vita l'altra, perché dov'è il mio Signore, dov'è il mio Figlio, la vita l'altra, perché non si conclude qui con la morte, che c'è la vita eterna. E così una gioia immensa che annuncia la Madre Celeste, l'annuncia a noi correndo. Io sempre dicevo e ripeto questo, che forse la Madonna ha fatto un percorso più veloce due volte, penso due volte nella vita sicuro. E quella prima volta, quando ha perso Gesù, quando aveva 12 anni e stavano tornando da Gerusalemme con Giuseppe, quando ha visto che non c'è con Giuseppe, sicuramente ha corso subito a Gerusalemme veloce con Giuseppe di cercare Gesù, ma l'hanno trovato. E io penso che la Madonna così corre, fa una corsa veloce per cercarti, che tu troverai di nuovo Gesù. E questo è il messaggio che lei sempre viene col messaggio della risurrezione verso noi. Ogni apparizione della Madonna, ogni sua venuta, questo fra poco 100 anni da apparizione di Fatima, lei che cosa ci ha annunciato? Che c'è la vita eterna, che c'è l'altra vita, che c'è mio Figlio che mi ha mandato, mi ha chiesto di voi. E lei sempre risponde su di noi, disse: Figlio, dagli ancora un po' di tempo, perché riescono a capire, perché riescono ancora di più a aprire il suo cuore. Questo è il messaggio, la Madonna che ci porta il messaggio di Gesù risorto. E quando risorge Gesù? Quando nel tuo cuore c'è il posto per Lui, quando nel tuo cuore c'è la pace, quando nel tuo cuore c'è quell'amore immenso che tu sei capace, sei forte di andare avanti, non guardare le difficoltà, certo che ci saranno sempre, ma tu li puoi superare tutto perché hai la fede forte. Non hai bisogno, come San Tommaso, dire: Signore, mi devi apparire e dopo io ci crederò. Beati quelli che non hanno visto, ma hanno creduto. Non ho bisogno di mettere il mio dito, di provare che veramente sei tu, perché io credo che sei tu, che tu sei risorto. Cari fratelli e sorelle, quando risurrezione nel nostro cuore, quando dentro di noi c'è sempre Cristo, quando siamo nella grazia di Dio, questa è la risurrezione. L'uomo che quando muore, quando sta nel peccato, quando vive nel peccato, e noi dobbiamo proprio rafforzare il nostro spirito. E per così abbiamo passato questo tempo di Triduum Pasquale, di nuovo l'abbiamo riflettuto. Quante volte l'abbiamo fatto già nella nostra vita? Riflettuto il Vangelo, tutto quello che ci ha raccontato sulla passione e la morte del Signore. Ma noi lo sapevamo già, tanti conoscono quel Vangelo in memoria, ma non è questione di ripetere, la questione
di più aprire il cuore, di aprire il cuore per quella parola che noi ascoltiamo tutta la vita, di credere di più. Quando Gesù risorge, cari fratelli e sorelle, quando c'è cambiamento nella nostra vita. Una volta quando ero in una parrocchia, mi ricordo in Polonia, due sposi che hanno deciso di divorzio, sono stati durante la Santa Messa, avevano già l'appuntamento nel tribunale settimana dopo per fare divorzio. E durante la celebrazione, la preghiera, quando io ho chiesto: Signore, qui ti prego che quelli che vogliono fare divorzio, che oggi di nuovo cominciano la strada, di nuovo riescono a perdonare uno l'altro. E mi ricordo poi dopo la Santa Messa, quando tutti sono andati via nella sacrestia, l'ho trovato queste due persone, questi sposi. Lui era, diciamo, vicino uscita dalla chiesa, ma la moglie era vicino all'altare, in prima fila durante la celebrazione. Ma appena mi hanno detto: Padre, l'hai finito la Santa Messa, noi l'abbiamo fatto una corsa uno verso l'altro, così desideravamo dire uno all'altro: io ti perdono, iniziamo il nostro amore di nuovo, vogliamo fare qualcosa di nuovo insieme. Hanno pianto in sacrestia, mi ricordo quel pianto e quel loro abbraccio, e poi l'hanno deciso di creare a casa loro proprio preghiera, l'hanno deciso di aprire casa di Saint-Charbel, di pregare insieme, e so che oggi pregano sempre insieme. È quella cosa che io voglio lasciarvi come un esempio, di dire: questo è vero questo è vero momento che possiamo dire che Gesù risorge nel cuore uno o l'altro, quando siamo al perdono, quando siamo capaci proprio a perdonare, quando siamo capaci a scegliere la vita, l'amore. È proprio lunedì, dopodomani, questo lunedì di Pasquetta, direi, incontrerò piccolo Charbel, che proprio la mamma aveva prima idea di abortire, la mamma che aveva problemi anche spirituali, il demonio gridò prima della nascita di quel piccolo. Mi ricordo bene, durante preghiera, quando il demonio ha gridato: lo uccido quel piccolo che sta dentro di lei. Ma lei non sapeva ancora che è incinta, ma io ho pregato, e poi quando è venuta da me con decisione di fare l'aborto, io dico: non devi fare, vedi, hai bisogno di essere libera, perché il demonio vuole uccidere, vuole distruggere quello che è bello, quello che è Dio. Non devi fare. Ma io non ho soldi, non ho lavoro, non ho niente. Ho detto: ti aiuterò, ma devi scegliere la vita per tuo figlio. E lei ha scelto, mi ha creduto. Ero felice quando è nato piccolo Charbel. L'ho battezzato nella chiesa di San Gregorio VII, qui vicino a San Pietro. Ma oggi è già cresciuto, sono passati forse 2 anni, di più di 2 anni. E quanto lo prendo ogni volta che lo incontro, quel piccolo Charbel, e lo abbraccio e lo prendo in piazza San Pietro. Quanto lui mi abbraccia, lo sento veramente, lo sento quanto Gesù è vivo, è risorto anche dentro della sua mamma, perché è stata liberata dal demonio quando ha scelto la vita che dà Dio. Questo esempio che Gesù risorto, quando tu sceglierai sempre quello che
che ha valore quando salirai sempre tutto quello che riguarda i comandamenti, quando scegli sempre la vita con Cristo. Questo è la risurrezione. E così, cari fratelli e sorelle, volevo dire, qualunque cosa che voi fate, se lo fate con l'amore verso Cristo, questa è la risurrezione. Qualunque vostra parola, vostro gesto, quando voi accarezzate uno l'altro, anche come disse il Papa a noi sacerdoti questo giovedì santo passato in Basilica San Pietro, lui diceva: voi sacerdoti, la prima cosa, portate accarezzo verso malati, verso abbandonati, verso quelli che non si sentono bene. Così, cari fratelli e sorelle, finisco la nostra catechesi e vi auguro buona Pasqua e vi auguro tutti quanti di essere felici perché siete in vita terrestre, ma felici perché c'è la vita eterna, dove è Gesù vivo realmente, che lo riceviamo nell'Eucaristia. Grazie e ci vediamo prossima settimana. Buona Pasqua e Pasquetta.